cosa possiamo dire del Games Week? Vabbè, che è inutile comparare, no? Soprattutto per uno che ha visto la fiera di Colonia e o di Tokyo, siamo su un altro pianeta proprio. Mica, davvero, davvero. Quest'anno c'era un piano solo a confronto dell'anno scorso che c'erano due piani. Siamo stati furbi, io almeno di venire lunedì, venerdì dico sempre venite il mattino, perché poi la gente si accalca, i ragazzini che il venerdì si fanno le loro scuole, fanno la bigiata, capito, magari vengo lì, poi dici sabato siamo tutti liberi, andiamo tutti lì in massa, ma noi siamo previdenti, abbiamo questa astuzia e anche casualmente riusciamo a superare, a andarcene prima che incomba la morte nera sul pianeta, quindi è straordinario. Sì, c'è da dire che appena usciti abbiamo visto una fila di carnaio incredibile per entrare. Minchia, che casini. Bordello. Poi la gente vuole... Sì, almeno ieri della sezione Xbox si poteva provare qualcosa. Si è fatto un po' di fila, un'ora e mezza, però almeno siamo entrati. Tu immagina... Sta girando dalla destra, lei mia moglie. Oh, bene. Allora, dicevamo che nel senso, se lei farà una fiera così, la gente poi si dovrebbe aspettare delle anteprime, delle cose che si possono vedere, ma in arrivo nel futuro. Se tu mi fai uno stand enorme di Assassin's Creed 4 che esce fra 3 giorni, è incredibile. Eppure la gente ha tanta richiesta. Esatto. Ho visto file interminabili per un Battlefield 4 che esce dopo domani, tipo. Vuole vederlo in anteprima e dici, oh, l'ho giocato prima degli altri. Per bullarti con i tuoi amici e dire, io l'ho giocato prima di te, bastardo. Bello. Il settore più interessante è sicuramente quello indie. Viene lo sviluppatore lì a farti provare della roba. Ah sì. Ieri non c'era così, no. C'è da giocare questo gioco, è un po' buggato, però... Un po' buggato, ieri dei personaggi straordinari. Abbiamo incontrato questo tizio che promuoveva il suo lavoro, che praticamente lo avviava e ci ha messo 6 minuti a caricare prima che si aprisse il gioco. E poi ho cliccato su una e dice, no, dici, non avviare il secondo livello, avvia il prologo, perché il secondo livello è buggato. Porca miseria! Dice, detto, poi lo ricarico, altri 6 minuti per aspettare, avvio sta roba, dici, è un gioco con una trama, è incredibile, il trama tutto scritto, Come fa a essere? È solo che non entrava nelle porte, c'è un sacco di altri problemi. Che tipo di gioco era? Era un'avventura grafica in cui si vedeva l'esplosione di un palazzo, tu eri qualche tipo di investigatore, capire che cosa è successo. Ah. Poi altre cose carine. Queste sono le cose, cioè, tipo a Colonia, c'era al piano di sopra, uno dei padiglioni al piano di sopra, c'erano gli sviluppatori internazionali, Taiwan, Cina, India, Pakistan, Iran, c'erano queste cose, vedere le cose insolite, no? Che facevano provare le robe sull'iPad. Delle vere novità. Cos'è? Che magari non entreranno mai in commercio. Mia moglie ha salutato uno così. Saluta. Quindi, allora, tirando le conclusioni di questa Games Week, io direi che è stata abbastanza scarna, scialba, direi, questa. Tranne, ecco, mi è piaciuto un sacco. Io ho giocato, no? Cos'è sta roba? È un... Il circo! Lo stand del Games Collection, dove c'era veramente la storia del gaming, nello specifico il retro gaming. Tutte le robe, le console storiche. Con tutte quelle console che hanno fatto la storia, davvero fantastiche. Che il tizio lì sarà andato al Super Potato. Ah, sicuramente. A prendersi il materiale. Poi ogni volta che gli chiedo, guarda che Fede fa morire. Ogni volta che gli chiedo, cavolo, ma quanta roba c'hai? È pochissima, perché lui dice sempre che è poca. Io sarei curioso di vedere tutta la sua collezione, mamma mia. Guarda che parcheggio ti ho fatto. Non si può vedere questo capolavoro. Purtroppo no, poi lo vedremo magari dall'esterno.